quali sono gli errori più comuni che si fanno nelle esecuzioni del kintsu. Il primo errore che vedono assoluto è quello di andare a sbracciare, cioè fare questo movimento qua, quindi andare a fare quasi una parata, assolutamente no, il braccio deve seguire il suo movimento. Un altro errore molto comune è quello di non fare la rotazione, cioè non fare questo movimento qua, ma semplicemente andare a fare questi movimenti qua. Queste sono fasi di blocco che vanno assolutamente evitate. Un altro errore molto comune è quello di tendere a far partire il movimento dal gomito, quindi prima parte il gomito e dopodiché parte la mano. È un cazzotto assicurato. Quindi quello che parte sempre prima la mano, con la rotazione il gomito rimane basso. Come abbiamo visto nelle tecniche precedenti, non si fa mai né nel Tiuju, che è fratello del Kinju, non si fa questo, e qua non si fa questo, il gomito rimane giù basso. Un altro errore molto comune è quello di muovere la mano a paletta, quindi fare questi movimenti qua. La mano è sempre attiva e segue il suo movimento. Altro errore, andare sempre a iperestendere il braccio, quindi a fare questo movimento qua per cercare il braccio del nostro compagno, partner, avversario.